Quando pensiamo a dei latitanti, pensiamo a dei personaggi che di solito si sono macchiati ovviamente di atti piuttosto efferati o comunque di azioni criminose e con magari una taglia sulla testa o comunque le foto segnaletiche. Mai ci aspetteremmo che questi latitanti abbiano in tasca niente poco di meno che un tesserino dei servizi segreti. È quello che si scopre dopo un'esplosione in pieno centro di Roma. È il 29 gennaio del 1983. Siamo alla periferia di Roma, dalle parti di Forte Braschi, un nome che a molti di voi magari dice qualcosa, perché proprio a Forte Braschi c'è una delle sedi dei servizi segreti. E lì vicino è parcheggiata un'automobile, una Golf nuova, è stata ritirata pochi giorni prima dalla concessionaria. Due uomini entrano in quell'automobile, chi si mette alla guida inserisce la chiave nel cruscotto, la gira e in quel momento esplosione. Il guidatore muore sul colpo, il suo sfortunato compagno di viaggio resterà mutilato a vita delle gambe, ma proprio quel morto aveva in tasca un tesserino dei servizi, nonostante non fosse un funzionario dei servizi stessi, forse. Si dice che fosse un possibile confidente, ma non si è mai avuta riprova. Quello che è certo è che in quel momento era un latitante ricercato dalla polizia perché appartenente alla NCO, la nuova camorra organizzata, l'organizzazione quasi paramilitare messa in piedi da un professore Raffaele Cutolo in campagna per dominare la scena del crimine. Quell'uomo era Vincenzo Casillo. Casillo nasce in Campania, in piena guerra, nel 1942, è figlio di un industriale che possiede una ditta di produzione sartoriale, produce pantaloni. Apparentemente è un figlio quindi della Napoli bene, una persona che non avrebbe nessun interesse a praticare la malavita. Eppure, spontaneamente, verso la fine degli anni 70, lo stesso Vincenzo Casillo ad andare a Poggio Reale per fare un colloquio quasi di lavoro con proprio o professore Cutolo. Cutolo che da qualche anno sta riorganizzando la camorra secondo una base diversa dalla precedente. Prima la camorra era formalmente un gruppo molto disorganizzato di bande, quelle che a Roma verrebbero chiamate delle batterie criminali che si spartivano le varie zone per poi andare a compiere i loro atti criminali, che fosse furto, il pizzo piuttosto che il controllo della prostituzione clandestina o lo spaccio di stupefacenti. Cutolo ha delle idee diverse, anche con la forza decide di dare una bella sterzata. E Vincenzo Casillo, che della fabbrica del padre è diventato direttore, cosa fa? Va a chiedere protezione e in cambio porta una quota azionaria, la sua quota azionaria dell'azienda paterna. Diventa quindi un camorrista, ma un camorrista un po' speciale, perché non è il classico picciotto preso dalla strada, appunto, è un figlio della Napoli bene. E anche forse per questo motivo diventa uno dei bracci destri dello stesso professore, che in quel periodo sta allacciando tante relazioni pericolose con forse troppe persone pericolose. Non è un caso che poco tempo dopo, a Napoli, vi sia un fatto di sangue che farà discutere, perché avviene il rapimento di una persona che non è esattamente sconosciuta nell'ambiente, anzi, parliamo di una persona che ha un seguito politico importante, grazie anche ovviamente all'influenza del proprio partito, la Democrazia Cristiana, e che ha un incarico delicatissimo, quello di assessore ai lavori pubblici in una regione, tra l'altro devastata dal terremoto dell'Irpinia e quindi destinataria di grandi fondi pubblici. Questa persona si chiama Ciro Cirillo, è appunto un assessore, non solo, è un uomo che ha la possibilità di muovere interessi decisamente corposi.
Ma Ciro Cirillo, nella primavera del 1981, subisce un agguato sotto casa da parte delle Brigate Rosse, una delle tante colonne delle Brigate Rosse, che gli uccide l'agente di scorta, gli uccide l'autista e lo rapisce. In cambio, cosa vogliono le Brigate Rosse? Sostanzialmente due obiettivi. Il primo è quello di riconoscere, farsi riconoscere una validità come colonna combattente. Ricordiamo che sono le Brigate Rosse post sequestro Aldo Moro, con una frammentazione ormai una vera e propria galassia, e poi vogliono soldi, perché d'altronde la clandestinità costa. Se ne rendono conto subito i brigatisti, non possono contare su chissà quali simpatie, soprattutto chissà quali finanziamenti alla luce del sole, hanno bisogno di soldi. Già in precedenza gli storici della BR come Curcio e sua moglie Mara Cadola avevano organizzato dei rapimenti di industriali per ottenere soldi. In questo caso invece si punta a un politico perché rappresenta due possibili obiettivi molto interessanti. Uno sono i soldi, perché d'altronde Cirillo gestisce appunto il lucroso business della ricostruzione post-terremoto. E l'altro è un politico, è della Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza relativa nel paese. Quindi magari può raccontare qualcosa di scabroso o comunque qualcosa di utile alla causa dei brigatisti. Quando Cirillo viene rapito, si scatena il panico, non solo in Campania, ma anche a Roma, perché è chiaro che quel rapimento non piace. E come era avvenuto con Aldo Moro nel 1978, con i colloqui nelle carceri, con i politici che di nascosto vanno a parlare con alcuni mafiosi per vedere se era possibile trovare la prigione di Aldo Moro, in questo caso non si cerca la prigione, ma si cerca un modo per uscire da una vera e propria crisi. E uno di questi è la trattativa con la NCO. E a occuparsi di questa trattativa è proprio Vincenzo Casillo, che da quel momento agisce come una specie di portavoce di Oprofessore, di Cutolo. È lui che si incontra con i politici il 17 di luglio del 1981 e capisce che bisogna agire, bisogna fare qualcosa. Ma cosa? Soldi, bisogna trovare questi benedetti soldi. E in cambio bisogna dare qualcosa alla camorra organizzata e a Cutolo, perché Cutolo non fa niente per nulla. C'è bisogno di riconoscergli un ruolo, ma anche di promettergli un business che un domani possa aiutarlo appunto nelle sue attività criminali. Alla fine, il 25 di luglio del 1981, Ciro Cirillo torna a casa sua. Trascorse alcune settimane, torna incolume dai suoi cari. Si viene a sapere che per la liberazione è stato pagato un riscatto da quasi 1,5 miliardi di lire, cifra enorme per i tempi ed è enorme ancora oggi. Da dove arrivano questi soldi? Ufficialmente la versione della Democrazia Cristiana è quella di una colletta tra imprenditori amici, che però preferiscono restare nell'anonimato per questioni di privacy o di riservatezza. Non è vero. I cosiddetti amici sono ben pochi e pochissimi pagano. C'è un amico che non è proprio un amico, che dà la fetta più grossa, dà oltre 1,3 miliardi di lire. E anche lui in quel momento ha qualche problema con la giustizia. Si chiama Roberto Calvi, è il presidente del Banco Ambrosiano e nel maggio del 1981 è finito in carcere con delle accuse molto pesanti. Accuse che riguardano la gestione della centrale finanziaria. Roberto Calvi viene contattato da Francesco Pazienza, uno dei cosiddetti agenti del Supersismi, la struttura parallela dei servizi, proprio per interessarsi della liberazione di Cirillo. Viene fatto intendere a Calvi che la liberazione di Cirillo può portare, se Calvi darà una mano, alla liberazione dello stesso Calvi, magari prima o poi anche alla restituzione del passaporto che la procura gli ha ritirato per evitare una sua possibile fuga all'estero. Calvi alla fine si convince e paga. Paga quel miliardo abbondante che finisce nelle tasche poi delle Brigate Rosse, attraverso Vincenzo Casillo, perché l'uomo con cui Francesco Pazienza e i
maggiorenti della DC trattano è appunto Vincenzo Casino. È un uomo chiave, ma anche la procura inizia a interessarsi a Vincenzo Casino e se ne interessa ancora di più l'anno dopo, il primo aprile del 1982, perché ad Ottaviano, provincia di Napoli, proprio davanti alla villetta di Vincenzo Casino, c'è un'automobile parcheggiata. Sembrerebbe un'automobile come tante altre, solo che un passante nota che dal bagagliaio sta fuoriuscendo, sta colando sulla strada, un liquido scuro. Non può essere olio motore perché è dal cofano del portabagagli, quindi non può essere un'anomalia tipo tecnico. Allora che cos'è quel liquido? Poi sbirciando vede che dentro l'auto c'è un corpo decapitato. Quando i carabinieri intervengono, trovano all'interno dell'auto il corpo e la testa separata, messa in una bacinella, del professor Aldo Semerari, notissimo criminologo, molto stimato dalla Procura di Roma, per la quale lavorava come perito, redigendo delle perizie psichiatriche sui criminali. Ma Aldo Semerari è molto di più, era molto di più. Aldo Semerari aveva una vita nascosta da attentatore quasi, visto che aveva messo in piedi un'organizzazione chiamata Costruiamo l'Azione, un'organizzazione neofascista che si promuoveva di abbattere lo Stato attraverso il terrorismo, un po' come facevano altre sigle in quel periodo. È anche un uomo che lavora ogni tanto per la Banda della Magliana, sempre redigendo quelle perizie che in quel caso sono di comodo e servono a favorire la scarcerazione di alcuni uomini della Magliana, magari facendoli apparire come paranoici, pazzi, affetti da demenze, insomma, quello che serve per farli spedire non in un carcere di massima sicurezza, ma in un manicomio criminale da cui prima o poi possono scappare senza troppi patemi. Però Aldo Semerari lavorava anche per la NCO, lavorava anche per Cutolo e per appunto il suo braccio destro, Vincenzo Casino. E allora perché Aldo Semerari è stato ucciso e il corpo è stato lasciato in un'auto parcheggiata proprio davanti alla villetta di Casino? È un messaggio che arriva dall'organizzazione rivale di quella di Cutolo, la Nuova Famiglia di Vincenzo Amaturo. Sono anni in cui a Napoli c'è una vera e propria guerra di mafia tra due fazioni completamente opposte. Da un lato abbiamo la nuova camorra organizzata di Cutolo, che ha scalato il vertice, e dall'altro c'è la nuova famiglia di Amaturo, che riunisce altri clan e che si scontra con Cutolo e con i suoi uomini proprio per questioni territoriali, di soldi e di potere. La colpa di Semerari, che in precedenza era stato anche arrestato come possibile coinvolto nella strage di Bologna, poi si era capito che in realtà non c'entrava assolutamente nulla, anche se magari qualche informazione avrebbe potuto fornirla, la colpa di Semerari era quella di aver lavorato, purtroppo per lui, per tutte e due le organizzazioni, sia per la NCO che per la Nuova Famiglia. E la Nuova Famiglia decide di fargliela pagare, perché lo ritiene un traditore, non affidabile. È lo stesso Amaturo che ordina ai suoi di sequestrare il professore a fine marzo a Roma, portarlo in un macello, garrotarlo, cioè strangolarlo con l'utilizzo della garrotta e poi decapitarlo e farlo ritrovare il primo aprile come se fosse un pesce, come se fosse uno scherzo, davanti alla casa di Vincenzo Casillo, in modo da accendere i riflettori su Casillo come uomo della NCO. Non è uno scherzo, è un segnale molto pesante, che rientra ovviamente in quella guerra tra bande a Napoli e dintorni. Da quel momento in avanti Vincenzo Casillo è a tutti gli effetti un ricercato, ma è un ricercato particolare perché, come dicevamo, è un ricercato che ha in tasca quel tesserino dei servizi. Chi gliel'ha dato? Forse Francesco Pazienza, ma Pazienza non lo ammette, non dice nulla al proposito. Forse il capo di Francesco Pazienza, il generale Giuseppe Santovito, che all'epoca dirigeva il SISMI, ma Santovito non ci può più dire niente, è morto di un attacco di cuore prima addirittura di essere convocato dalla commissione d'indagine sulla P2.
quindi non sapremo mai come quel tesserino sia finito nelle mani di Vincenzo Casini, che comunque lo utilizza, pare, di altri credenziali per muoversi al suo piacimento. A un certo punto Casillo, dicono tutti che si faccia una bella vacanza all'estero, ma non è per sfuggire agli inquirenti italiani o perché magari c'è il rischio che ci possano essere ulteriori vendette nei suoi confronti. No, pare che lo faccia perché è richiesta la sua opera all'estero, esattamente a Londra, esattamente il 17 giugno del 1982. È una data che dovrebbe dire qualcosa. È la sera in cui Roberto Calvi, di nuovo lui, le sue strade si rincrociano con Casillo, la sera in cui Roberto Calvi sparisce dal Chelsea Cloisters a Londra, per poi riapparire la mattina successiva cadavere appeso al ponte dei Frati Neri, a Blackfriars Bridge. Chi è stato a uccidere Roberto Calvi? Anche se sulle prime si parla di suicidio, un suicidio impossibile, un uomo di mezza età, completamente fuori allenamento, che compie un balzo dal parapetto fino a un'impalcatura di tubi innocenti che sporge dall'acqua, con dei mattoni pesanti, dei sassi, dei laterizi nelle tasche e nell'inguine. Si fa un cappio che non è neanche un nodo sporsoio, ma una gassa damante, e si stringe in modo da farsi strangolare dal cappio della corrente. Non ci crede nessuno al presunto suicidio, tant'è vero che dopo qualche anno sarà la stessa Metropolitan Police di Londra a indirizzare le indagini verso quello che sarà un verdict della Corte di Londra, cioè un verdetto per cui non si riesce a capire come siano andate le cose. Quello che è certo è che Roberto Calvi non si è ammazzato, qualcuno lo ha ammazzato, ma chi? Il primo nome che viene fatto è quello di un mafioso un po' particolare, perché è stato espulso da Cosa Nostra. Si chiama Francesco Di Carlo, è stato parte di una delle famiglie mafiose di Palermo, poi a un certo punto accusato di alcuni sgarbi ai danni dei boss, forse addirittura di aver rubato una partita di droga destinata allo smercio, viene espulso, non viene ucciso perché viene fatto espatriare a Londra, dove deve curare gli interessi dell'organizzazione. Francesco Di Carlo è il primo accusato e per un bel po' di tempo si pensa che sia stato lui. Ma a un certo punto Francesco Di Carlo si pente e comincia a raccontare la sua verità e dice che sì, è vero, gli avevano chiesto di uccidere Roberto Calvi, perché Calvi aveva delle colpe pesanti, si era appropriato di denaro datogli dalla banda della Magliana e dalla mafia per il riciclaggio e aveva perso quelle cifre paurose, miliardi. In quel caso la mafia non perdona. Ma non è stato Francesco Di Carlo a ucciderlo, è stato Vincenzo Casillo, che ha simulato la sparizione e poi tutta quella messa in scena del ponte dei Frati Neri. Forse è stato anche un messaggio da mandare a chi fino a quel momento aveva coperto Roberto Calvi e i suoi traffici. Forse era un messaggio per lo IOR, dove c'erano quelle lettere di patronage, la lettera di Manleva, di Marsincus per i traffici del Vaticano con varie organizzazioni estere. Forse era un messaggio per Licio Gelli, che all'epoca era ancora latitante dopo lo scandalo della P2, non si sa. Fatto sta che, secondo gli inquirenti italiani, è stato Vincenzo Casillo a uccidere Roberto Calvi. Ma Casillo continua a essere uccel di bosco, come si suol dire. Lo cercano tutti, ma non si trova. Quello che fa un po' pensare è che, appunto, Vincenzo Casillo, da super ricercato, da super latitante, se ne va in giro libero come un vento e con quei documenti in tasca. Ed è proprio nei pressi della sede del Sismi che trova la sua fine. Chissà cosa ci faceva quella mattina di gennaio del 1983 vicino a Forte Braschi. Fatto sta che l'automobile nuova, acquistata pochi giorni prima, proprio dalla persona di cui era in compagnia, una persona di cui si fidava e che a quanto pare è stata coinvolta a suo malgrado nell'assassinio di Vincenzo Casillo, è stata una delle persone che ha acquistato quella Golf, perché Casillo aveva bisogno di un'auto nuova. Quella Golf è stata imbottita di tritolo per togliere di mezzo un uomo molto scomodo. E anche lì cominciano
i sospetti, cominciano le accuse, chi è stato a uccidere Vincenzo Casillo e per quale motivo. Si dice che sia stato Cutolo, perché era un po' stufo di quell'uomo ingombrante, o forse perché qualcuno gli ha chiesto di tappargli la bocca per sempre, perché appunto era scomodo, magari sapeva qualcosa che avrebbe potuto raccontare in giro, ad esempio sull'omicidio Calvi, oppure sulla questione Cirillo, chi lo sa. C'è chi dice che sia stata invece una vendetta della mafia, sempre per la questione di Calvi, ma anche quella è una pista che cade subito. Tra l'altro Cutolo, dopo un po' di tempo, parlando con i giornalisti, dirà chiaramente che lui non ha niente a che fare con la morte di Casillo, anzi è molto addolorato, perché Casillo era il suo luogotenente più fedele e gliel'hanno ammazzato, forse anche per mandargli un segnale. Presidente, Desiderio Di Lio, sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, no? Quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare per la morte dell'amico mio più caro, no? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovreste domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti, benché latitante, entrare in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Dopo tanti, tanti, tanti anni, alla fine si fa luce sulla morte di Vincenzo Casillo, almeno sul mandante della morte di Vincenzo Casillo. Anche in questo caso c'entrano le guerre di Camorra, perché alla fine chi ha voluto mettere quella bomba non è stato Raffaele Cutolo, che anzi non aveva nessun interesse a ucciderlo. Sono stati Pasquale Galasso e Carmine Alfieri, altri membri della famosa Nuova Famiglia, quindi l'organizzazione rivale della NCO. Hanno deciso di eliminare Casillo perché era l'uomo di Cutolo ed era troppo potente e soprattutto era un possibile obiettivo per mettere fine allo strapotere della NCO, farla decadere e riportare in auge le vecchie famiglie della Camorra che avevano dovuto abbassare la testa di fronte alla violenza che si era scatenata nelle strade di Napoli. Casillo quindi doveva essere un segnale, o ancor di più doveva essere quella chiave di volta da incrinare per far cadere tutto. Come sappiamo, tempo poco, la stella di Raffaele Cutolo è tramontata. Cutolo, che tra l'altro è morto l'anno scorso in carcere, dopo una lunga prigionia, e non ha mai detto mezza parola contro i suoi vecchi commilitoni nella NCO, quando invece ha parlato ampiamente di rapporti con i politici e soprattutto delle sue organizzazioni rivali. Quello che è certo è che ancora oggi, pur sapendo chi sono stati i mandanti, chi gli esecutori, chi ha procurato il tritolo da inserire in quella Golf nuova di Zecca per far saltare in aria Casillo, quello che ancora oggi non sappiamo è cosa custodisse Casillo nella sua memoria. Le trattative riservate con Pazienza per la liberazione di Cirillo, come i soldi del Banco Ambrosiano siano arrivati a Napoli per poi pagare le Brigate Rosse, e soprattutto l'ultimo viaggio di Roberto Carpi, quell'ultimo viaggio che inizia a Milano con una fuga verso Trieste, da Trieste verso Umago, Porto Rose nell'allora Jugoslavia, da lì fino a Klagenfurt in Austria, a Bregenz, doveva proseguire a Ginevra, non si va più a Ginevra, da lì si va a Londra, e a Londra la fine della vita terrena di Roberto Calvi. Forse Vincenzo Casillo sapeva qualcosa in più, qualcosa di troppo sulla fine del presidente del Banco Ambrosiano. Forse poteva raccontare ai giudici che in quel periodo stavano indagando sul peggiore crack finanziario e bancario della storia d'Italia, poteva raccontare qualche particolare che avrebbe potuto instradare le indagini. Non l'ha più potuto fare, qualcuno gli ha tappato la bocca e non si saprà nemmeno perché nelle sue tasche ci fosse sempre quel tesserino dei servizi col suo nome e cognome.